Piadina, non solo piadina. Carbonara, non solo carbonara, ma paella, goulash, omelette, wurstelkonkrauti e molto molto di più. Alla 14ª edizione dei mercatini itineranti dei sapori d'Europa trovi tutti i piatti e i prodotti, i profumi e gli aromi della cucina europea e non solo. Vieni a Cervia a gustare i prodotti e i sapori d'Europa. Il mercatino si ritrova venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 10 a mezzanotte in piazza Andrea Costa a Cervia. www.ascomcervia.it. Sono Yoji e il parmigiano reggiano è il meglio per me e ha origine da Sabrina che ispira ogni mia ricetta. Il mio meglio ha origine da nonna Bice. Il mio meglio ha origine da Dario che ogni giorno fa il parmigiano reggiano. Il mio meglio è tutto naturale, fatto solo con latte della mia terra, lavorato entro 2 ore dalla mungitura, come dice il consorzio. Per questo è il meglio per Bice, Sabrina, Yoji e anche per te. Parmigiano Reggiano. Meglio il meglio. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Una serata dedicata al sapere e alla divulgazione scientifica. Mario Tozzi, il geologo, divulgatore scientifico e saggista, noto anche come autore e personaggio televisivo, ospite di Cervi alla spiaggia nel libro, nella serata condotta da Gabriele Canè, editorialista del Resto del Carlino. Tozzi ha illustrato le paure catastrofiche, quelle che hanno a che fare con i disastri climatici e le paure collettive. Paure fuori luogo perché temiamo le catastrofi sbagliate, edizione Einaudi. Un libro che va al fondo delle nostre paure collettive, dalle alluvioni agli asteroidi, dalle eruzioni vulcaniche alle epidemie, con speciale attenzione ai terremoti drammaticamente attuali. Il problema è che le catastrofi naturali non esistono, esistono gli eventi naturali che trasformiamo in tragedia, spesso grazie al linguaggio iperbolico dei media. Ma sentiamo Tozzi. Allora, Mario Tozzi, lo rivediamo piacevolmente qui a Cervia a presentare il suo libro, però insomma, io vengo dalla storia medievale, mille non più mille si diceva in storia medievale, e qui ritorna un pochino il discorso. Beh, noi ci stiamo un po' più attenti, nel senso che non è qui la fine del mondo, però certamente può essere la fine di tanto benessere che ci abbiamo avuto, se non ci regoliamo bene, temendo le paure di cui bisogna aver paura, e invece concentrando sulle altre paure e meno sforzi. Perché aver paura del terremoto quando basta costruire bene? Francamente io non lo capisco. Perché aver paura del fiume che esonda quando basta spostarsi un poco? Non capisco nemmeno questo. E invece non abbiamo paura del clima che cambia. Quello sì che ci dovrebbe far paura, perché per fare qualcosa contro questo oggetto qui è molto più complicato, lo si vede dal fatto che non facciamo granché. Dovremmo concentrare gli sforzi sulle vere paure. I cambiamenti meteorologici e climatici si stanno vedendo proprio in questo periodo, la sua ultimissima dichiarazione. E quindi stiamo capendo oggi che questi cambiamenti saranno portatori di un minore nostro benessere, dunque ci rimettiamo noi. Quando si parla di proteggersi dal cambiamento climatico, noi vogliamo proteggere il pianeta, la Terra se ne frega del cambiamento climatico, siamo noi a rimetterci, perdiamo benessere, dunque dovremmo concentrare gli sforzi anche economici, perché perderemo pure economia, anzi la già la perdiamo se non facciamo niente contro questi cambiamenti. Quando qui arrivano le bombe d'acqua cosiddette, o le trombe d'aria, o i tornado veri e propri, come quello del maggio di 2 anni fa, quello è determinato da queste cose, procura danni, uccide persone, dunque ci dovremmo pensare adesso. Ci sono tanti cambiamenti che sono in atto, tanti cambiamenti di cui siamo preoccupati, a volte invece sono più preoccupanti alcuni dati che tutti noi invece non abbiamo sotto gli occhi. Fa più clamore un orso che si sposta, da migrante carnivoro che altre situazioni, insomma un pochino di più di cultura anche a livello scientifico, come si può fare nel popolo di larga massa? Ah, noi siamo un popolo analfabeta dal punto di vista scientifico fondamentalmente, chi se ne frega della scienza, l'abbiamo sempre detto, ci interessa sapere come cominciano i Promessi Sposi. Quello non se lo scorda nessuno, ma se avessi domandato qui chi sono Crick e Watson non so se tutti avrebbero risposto correttamente. Quindi dovremmo far presente questo, che la scienza, e dunque la conoscenza scientifica, è una parte della conoscenza e del sapere, vale come l'altro sapere. E questo un po' spetta a noi, ma magari ci proviamo. Lei prende le cose sempre in maniera molto intelligente, però sa fare anche a divulgare e a parlare molto bene, l'abbiamo vista tante volte in trasmissioni televisive, forse è vero questo il vero compito del divulgatore scientifico.
forse questo è, specialmente per chi viene dalla scienza ed è scienziato come me, scienziato, ricercatore, sì, usiamo pure scienziato, ecco, quel compito se lo pone bene, è il trasferimento della conoscenza, quindi non ho bisogno di mediare qualche cosa perché la conosco già e in questo senso posso farlo più o meno bene, ma diciamo l'intento è diretto. Invece in altri casi magari non lo è tanto, si privilegia l'aspetto spettacolare, questo può anche essere utile, però poi devi andare alla sostanza del discorso. Sempre qui a Cervia, lei è stato ambasciatore del verde, sì. Nominato ambasciatore del verde nel mondo, oggi avete fatto una promessa già all'ASCOM che tornerete per, lei tornerà per i prossimi anni qui per essere partecipi. Per i prossimi anni non lo so, però torneremo. Noi la vogliamo più spesso. Io voglio la vanga, io rivoglio una vanga. Gliela danno se la vuole. Vengo solo per avere di nuovo la vanga. Comunque, come vede Cervia il suo ambiente? Beh, Cervia l'ambiente è difficile ritrovarlo, nel senso che ormai è un ambiente completamente modificato dall'uomo. C'ha il suo grande arenile, la sua ricchezza, perché poi è il mare, c'ha la pineta, che è roba che abbiamo fatto noi, e poi c'ha le sue case. Ha trovato a un certo punto un certo equilibrio, credo che sia difficile trovare effetti speculativi oggi a Cervia, a Milano Marittima. Sono un po' passati, sono stati degli anni casomai passati. È un po' questo che dobbiamo fare, cercare di recuperare, di fermare la nostra espansione di uomini, consumare meno suolo e riequilibrare quello che hai per cercare una qualità più alta. Poi quella paga, alla fine paga. Pensa al turista che perché deve tornare in un posto degradato? Torna in un posto che gli ha offerto una qualità, perché sennò non ci ritorna, o ci sta poco. Penso a Roma, la città che ha più aspettativa di turismo a Roma, ma meno gente che l'ha visitata vuole tornarci, perché trova la città degradata, non va bene. Tozzi sta lavorando già sicuramente qualche altro suo bel libro educativo. E ce l'abbiamo uno in mente, ma questo è uscito talmente tanto poco. L'abbiamo? Ce l'ho uno in mente, ma prima voglio portare avanti questo, è uscito solo da 2 mesi, quindi per adesso c'è solo Porre Fuori Loco. Centriamo, quindi, insomma, intanto leggiamo e impariamo anche da questo. Grazie. Sono 25 anni che ASCOM insieme al Comune di Cervia presenta tutte le estate un ricco programma, è un evento molto, molto importante per noi, che è appunto Cervia la spiaggia ma il libro. Quest'anno appunto il 25esimo, caratterizzato da incontri molto diversi, molto interessanti tutti, che sposano i luoghi più belli della nostra città. Questa manifestazione infatti ha anche questo valore aggiunto, di non essere in un luogo preciso, fisso, unico della città, ma di colorarla in tutti i suoi angoli, quindi per far conoscere ai cittadini, ma soprattutto ai nostri ospiti, anche vari angoli della nostra, appunto, della nostra città, da Pinarella a Cervia Milano Marittima. Quindi anche questa sera appunto un interessantissimo appuntamento con Tozzi, non sono qui io a presentarlo, siamo tutti molto curiosi di sentire la presentazione di questo nuovo libro, un personaggio che conosciamo tutti, sempre diciamo alla ribalta di programmi molto interessanti televisivi. Finalmente questa sera si farà veramente cultura scientifica, cioè perlomeno ci saranno date delle nozioni, perché a volte si grida lupo al lupo quando il lupo poi non c'è effettivamente, tanto per essere molto terra a terra, certo. Ma questo è l'argomento della serata. Sì, esatto. E volevo sottolineare che quest'anno Cervia la spiaggia a me il libro è tornata in luoghi che erano consueti a questa rassegna, esatto. Il Viale Dante qui a Milano Marittima è un bellissimo ritorno per il 25esimo. Esattamente, appunto come dicevo, qui a Milano Marittima abbiamo fatto un appuntamento interessante, molto carino e particolare al Just sul lungomare di Cervia, quindi come dicevo appunto qui poi però a Milano Marittima ci è piaciuto tornare, luogo storico di inizio della manifestazione. Per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, saremo tutti interessati a chiedere anche a Tozzi se veramente, come ha dichiarato oggi, effettivamente il 2017 si possa effettivamente dichiarare l'anno di vero cambiamento climatico per il nostro paese e per il nostro pianeta, quindi vedremo, sarà sicuramente una conversazione interessante, credo. Cesare Brusi, direttore ASCOM a Cervia, questa è una serata gremitissima nonostante il caldo, qui comunque ci si stemperà un po' l'animo ascoltando Mario Tozzi, che è uno dei geologi ma anche uno dei ricercatori CNR più importanti al mondo, vogliamo dirlo subito, ospite del 25esimo di Cervia la spiaggia Melina. Esatto, ma fra l'altro questa sera il suo libro in particolare dovrebbe mettere un po' di tranquillità alle persone, perché tutti noi ci preoccupiamo dei fenomeni particolari dell'ambiente, però sicuramente lui ci darà un qualche suggerimento e qualche diciamo soluzione per il futuro, e almeno qualche speranza. Secondo me tra lei e Tozzi c'è molta affinità, perché lei è un apicoltore, le api sono gli animali segnale del pianeta, e Tozzi e lei secondo me avete moltissimo in comune. Sì, abbiamo molte cose, perché le api sono
una sentinella dell'ambiente, e Mario Tozzi, diciamo, è una sentinella umana di quello che è il nostro ambiente. Il nostro... Fra l'altro, in alcune sue parti del libro dice che muoiono più persone con le noci di cocco che con gli squali, per cui tutti abbiamo paura degli squali, ma le noci di cocco non le guardiamo nessuno, invece sono quelle che veramente ti fanno morire quando andiamo in vacanza. Dopo questa bellissima serata di Mario, dedicata a Mario Tozzi, il suo ultimo libro, presentata da Canail, il collega giornalista, anche lui, altro pezzo da 90, quali sono i prossimi appuntamenti che vedranno protagonisti? Cerco di darvi un pochettino, un po' a tappe forzate. Abbiamo subito Duccio Forzano, che è anche un bellissimo regista, poi Simone Perotti, Davide Riondino, per cui i nomi sono sicuramente importanti. Poi la sera del Sarchiapone, appuntamento ormai seguitissimo, il Sarchiapone, siamo alla sua 26esima serata, per cui hanno di... Poi abbiamo Carmelo Pecora, Marcello Fois, ecco qui mi soffermo un secondo, un altro omaggio a Grazia Ledda, ci teniamo in modo particolare quest'anno che è appunto il 90esimo del ritiro del Nobel. Poi venerdì 11 Roberto Zoli, un incontro dedicato ai bambini, bellissimo, a Tagliata, e poi abbiamo la presentazione anteprima nazionale della Mostra del 500. Ancora il titolo esatto non c'è, per cui c'è un piccolo mistero, però siamo pronti per presentare questa grande mostra al San Domenico di Forlì sul 500. Dove la presenterete? La presentiamo al Gallia il giorno 11, venerdì 11, all'Hotel Gallia, appunto, per cui tutti insieme, tutti invitati la sera. Roberto Zoli è pomeriggio in un bagno Tagliata, la sera, per cui due appuntamenti in un giorno. Vogliamo dare l'appuntamento anche quello di Ferragosto, perché ne succederanno veramente di tutti Ferragosto, i colori, sbarcheranno tanti autori. Tanti autori, io l'altra sera ho dato un nome se non sbaglio, però adesso ne do un altro così. Ridiamo anche il primo per chi non fosse stato attento. Ridiamo sicuramente un nome, il nome che do è Marino Bartoletti, così vediamo di... E poi abbiamo questo cantautore molto interessante che è Andrea Mingardi, che sarà con noi per agosto. Per cui già due nomi li abbiamo dati. Due nomi, insomma, un po' alla volta li sveleremo anche gli altri. Poi gli altri vengono a vederli in spiaggia. Esatto. Giorno di Ferragosto tutti sulla spiaggia di Cervia Milano Marina. Perfetto. Per cui venite alla spiaggia del mio libro. Fino a Ferragosto siamo tutte le sere in onda, per cui vi aspettiamo.